Non vorremmo scimmiottare Angela Merkel che dopo il successo elettorale sarà costretta per una manciata di seggi ad allargare la coalizione pur di governare un paese come la Germania e che non è come l'Italia. Per l'inossidabile signora tedesca già al lavoro in questi giorni si impone la necessità di dar vita ad una coalizione più ampia che al suo interno goda dei favori e dell'appoggio dei socialdemocratici. Dunque, l'ipotesi di dar vita ad un governo di larghe intese ricalca quello voluto in Italia dal presidente Napolitano, ma con le dovute differenze: nel senso che la Merkel non è ostaggio del, dell'SPD, del Partito dei Socialdemocratici, non ha un caso Berlusconi che pende come la spada di Damocle sulla tenuta della coalizione, non ha personaggi grotteschi come Scilipoti, eh, tanto per citare un esempio, comprabili al mercato delle vacche. In Italia la mancanza di quattro seggi per la maggioranza assoluta è un non problema che si sarebbe risolto nello spazio di una notte in qualche albergo cittadino, davanti allo champagne e a qualche rogito notarile, con tanto di atti di donazione o elargizione di danaro in valigetta. Ma si sa, in Germania vigono regole più severe, se non altro l'etica è un termine che nel vocabolario tedesco esiste ancora. Vorremmo però tranquillizzare chi ritiene che. Eh, si possano avere dei pregiudizi ideologici contro le larghe intese, semmai, aggiungiamo, è d'obbligo una valutazione su fatti più concreti, che vogliamo ricordare considerando che il governo Letta viaggia sul solco tracciato da quello di Mario Monti. Se andiamo a vedere il bilancio di questi due anni, possiamo dire con certezza che è stato a dir poco disastroso in una fase storica segnata gravemente dalla crisi economica e dalla crescita della disoccupazione. Ma veniamo ai fatti. Il debito pubblico è cresciuto, così come il fabbisogno dello Stato, in assenza di tagli o di riforme adeguate. In compenso, la pressione fiscale è aumentata peggiorerà ancora con l'inevitabile aumento dell'IVA in mancanza di coperture finanziarie e quel poco che ci è stato dato con la sospensione dell'IMU tendendoci la mano destra ci verrà sistematicamente tolto con la mano sinistra. Inutile parlare poi di lotta all'evasione fiscale, l'argomento lo daranno probabilmente come tema ai prossimi esami di maturità. Unica nota positiva, lo spread, che il cittadino della strada ha imparato ad odiare ma che è stato riportato a livelli accettabili per uno Stato che indebitandosi chiede soldi in prestito e paga interessi più bassi. Sul piano dei rapporti con il mondo politico la situazione è ulteriormente peggiorata, a cominciare dalle riforme che non hanno ancora visto la luce. Parliamo della nuova legge elettorale che dovrebbe sostituire l'immondo Porcellum. In tutto questo l'anti-berlusconismo ha poco a che vedere. Questi governi di larghe intese o di unità nazionale, se li vogliamo chiamare così, sono confusi e altrettanto nocivi. Sono un patetico e disastroso tentativo di un ceto politico, come ha scritto qualche giorno fa Curzio Maltese, ormai al capolinea di sopravvivere al proprio conclamato fallimento.